Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli falsi. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, pieno di inganni, tradimenti e colpi di scena, perché andremo a parlare di giochi fake. Nel mio ultimo video acquisti abbiamo visto che ho comprato una versione non originale di Minish Cap, e l'ho fatto proprio nell'ottica di arrivare a questo video. So che tanti di voi si stanno affacciando al collezionismo videoludico solo in tempi recenti, e con i prezzi che ormai sono schizzati alle stelle, la fregatura è sempre dietro l'angolo, bisogna stare attentissimi. In questo video quindi parleremo in particolare dei fake Game Boy Advance e di come riconoscerli, dai trucchi più immediati fino alle analisi più approfondite. Se però il format vi piace, possiamo replicarlo in futuro con altre piattaforme e non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ed eccoci qua con il nostro cartuccione super fake di Zelda Minish Cap. E come molti di voi hanno notato sullo shorts che ho pubblicato la settimana scorsa, già al primo colpo d'occhio c'è qualcosa che non torna. Se infatti ho acquistato una versione PAL europea, complete in box, come suggerisce la scatola, beh allora quel logo ESRB non dovrebbe essere presente sul fronte della cartuccia. L'ESRB è l'ente di classificazione nordamericano che indica a quale fasce di età è rivolto ogni titolo. Oggi noi in Europa abbiamo la classificazione numerica del PEGI e su Game Boy Advance questo sistema numerico veniva rappresentato solo sui box dei giochi e neanche su tutti. Se vedete il logo SRB vi trovate di fronte a una cartuccia americana, come nel caso di questo Super Mario Advance. Prima però di fare il confronto diretto con un'altra cartuccia americana che sappiamo per certo essere originale, a questo punto dovremmo ipotizzare che il Minish Cap in mio possesso è una versione NTSC, ovvero americana, inserita all'interno di una confezione europea, chissà per quale motivo. A questo punto però ci conviene prendere come punto di riferimento la cartuccia originale di Minish Cap e in questo caso Google viene in nostro aiuto. E cosa scopriamo immediatamente? Beh, che questo è un fake al 100%, palesissimo, visto che in realtà anche l'artwork dell'etichetta sul fronte del box è sbagliato. La versione NTSC presenta uno sfondo rosso, mentre quella europea ha un artwork che ritrae un prato dalla prospettiva di Minish, stessa scelta poi della versione giapponese. Quindi questa è una versione poraccia al 100% che immediatamente possiamo bollare come fake. E ci sono poi tanti altri micro errori. Il licensed by sopra il logo Nintendo lo si trovava solo sui giochi non distribuiti dalla grande N e anche il seal of quality è impreciso. All'epoca dell'uscita di Minish Cap il bollino era già stato rimpiazzato da una versione più recente. E poi ci sono altri due dettagli molto interessanti. Avviando la cartuccia su un DS retrocompatibile scopriamo che dentro c'è una ROM europea, visto che c'è il selettore della lingua con anche l'italiano, ma i salvataggi non persistono tra un'accensione e l'altra e sospetto che questa copia fake abbia installata una batteria tampone per i salvataggi che ormai si è scaricata. La versione originale invece salvava direttamente sulla memoria flash della cartuccia, ma avremo la conferma una volta aperta la scheda col cacciavite apposito. Attenzione però perché alcuni titoli GBA originali ancora facevano utilizzo della batteria tampone, principalmente i titoli Pokémon per scandire il passaggio del tempo anche a gioco spento, quindi la sua presenza o meno non è necessariamente un segno di autenticità. E poi, anche avviando la cartuccia su GB Operator, periferica di cui vi ho parlato in un video dell'anno scorso, c'è qualcosa che non torna. Il gioco viene riconosciuto, ma il programma non riesce a verificare l'integrità della ROM, un bel campanello d'allarme. Ok, in questo caso ci troviamo di fronte a un fake palese, ma quali altri strumenti potremmo utilizzare per riconoscere un falso magari più accurato? Vediamo un confronto diretto con un'altra cartuccia americana. Non fosse per l'etichetta frontale ci troviamo di fronte a una riproduzione molto accurata. Ad esempio la forma della cartuccia e i rilievi sono convincenti. Ci sono sia il logo dell'Advance in rilievo che la freccia che indica il verso di inserimento della cartuccia, ma se prestiamo molta attenzione ci rendiamo conto che i font sono leggermente diversi. Quello sulla cartuccia fake è molto più sottile, soprattutto sulla scritta Advance. Girando invece le due schede ci rendiamo conto di un altro macro errore, ovvero l'assenza dei due punti tra
dalle due abbreviazioni di Patent Pending, ovvero PAT e PEND. Tutte le altre cartucce originali in mio possesso non hanno questi errori di ortografia. Quindi abbiamo visto che, fermandoci ad analizzare un po' più nel dettaglio, magari avvalendoci del confronto diretto con un'altra cartuccia, escono fuori tanti macro errori, delle imperfezioni da non sottovalutare, ma ci sono altri due fattori fondamentali su cui poi non potete proprio sbagliarvi, due elementi su cui cadono tutti i fake. Infatti ogni cartuccia GBA, sia PAL che NTSC che JAP, presenta dei numeri incisi sulla parte frontale dell'etichetta. Devono essere almeno due, a volte sono quattro, ma sono un indicatore fondamentale per riconoscere l'autenticità del prodotto. È un po' difficile mostrarvelo in camera, ma vi assicuro che ovviamente il Minish Cap ne è sprovvisto. E poi, senza ancora aprire le schede, possiamo sbirciare nella fessura dei contatti, un'altra cosa molto difficile da mostrarvi in camera. Proprio sopra i contatti deve essere presente il copyright e la data di pubblicazione del titolo, mentre sulla parte opposta ci sono ulteriori segni rilievo, altri due fattori che mancano in questa versione. Ma passiamo alla prova del 9, la definitiva conferma che questo Minish Cap non è originale. Aprire una cartuccia è il metodo definitivo per riconoscere una repro. Certo, non tutti quanti hanno questa possibilità, ma se mai doveste trovarvi di fronte a una cartuccia aperta, queste sono le cose che dovete notare immediatamente. Vedete, le cartucce GBA si aprono in modo abbastanza semplice, si rimuove la vite e si fanno scorrere le due parti della cartuccia che sono tenute insieme ad incastro, e si nota immediatamente la differenza in qualità costruttiva. Mentre Super Mario Advance si apre con facilità, Minish Cap mi ha fatto tribolare e non poco. Ma eccoci alle schede con i chip e la differenza qui è palese. La scheda madre originale, oltre a presentare il copyright Nintendo che abbiamo visto prima, è organizzata in modo molto didascalico e ogni singolo componente ha il suo funzionamento indicato da scritte. Su Minish Cap invece non ci sono indicazioni, e poi c'è la batteria tampone che non dovrebbe essere presente su questo gioco. Vi ricordo che Minish Cap salva direttamente su cartuccia e questo è il motivo per cui su DS non persistono i salvataggi. Questa batteria è sicuramente morta. Poi la bolla centrale che vedete è un rivestimento in resina, altro indice che chi ha creato questa cartuccia ha adottato delle soluzioni economiche che non venivano prese in considerazione da Nintendo. Anche i contatti parlano chiaro. Non sono dorati come su Super Mario Advance, nonostante l'ossidazione che li ha ridotti in pessimo stato, e in più notate con che precisione chirurgica venivano applicati fori da Nintendo esattamente sopra i contatti per non danneggiarli, accortezza non ripetuta dai contraffattori. Girando le due schede troviamo addirittura delle scritte a penna e geometrie completamente differenti dalla cartuccia originale. E poi tenete a mente queste quattro piastre perché ci torneranno utili fra poco. Inoltre i due gusci di plastica al loro interno nella versione originale presentano le incisioni che avevamo visto prima sbirciando dal foro dei contatti, mentre su Minish Cap non hanno assolutamente nulla. Quindi se avevamo qualche dubbio, ora lo possiamo confermare al 100%. Minish Cap è un falso poraccio in tutto e per tutto. E questi poracci sono tutti gli strumenti di cui potete disporre per capire se vi trovate di fronte a una cartuccia originale. Ora però, siccome so che molti di voi collezionano giochi Pokémon che molto spesso raggiungono delle cifre importanti in fase di vendita e che poi sono tra i titoli più contraffatti in assoluto, vi do un altro consiglio per essere sicuri al 100% di quello che state comprando. Non ho una cartuccia Pokémon GBA sotto mano, quindi utilizzerò delle foto ricavate da internet. Queste fortunatamente sono tutte semi-trasparenti e permettono di notare alcuni dettagli della scheda madre senza dover aprire la cartuccia. State sicuri che ogni modello originale presenta sul quadrante sinistro del retro di ogni cartuccia quattro piastre disposte a rettangolo. Esatto, proprio quelle che avevamo notato prima sul Super Mario Advance. Non sono sempre posizionate nello stesso punto, ma sono facilmente riconoscibili e, come abbiamo visto prima, le schede madre fake presentano geometrie estremamente diverse. Se non ci sono queste piastre, lasciate perdere immediatamente. E per chiudere, un consiglio: usate il buon senso e insospettitevi soprattutto di fronte a due elementi: prezzi troppo belli per essere veri e soprattutto condizioni immacolate. Ora ci stiamo parlando di titoli usciti una ventina di anni fa e venduti all'interno di box di cartone. È praticamente impossibile che questi qua non si siano deteriorati nel corso degli anni. Per quanto i collezionisti tendano a voler recuperare copie intonse e immacolate, se vi ritrovate di fronte a una scatola Game Boy o Game Boy Advance che sembra appena uscita dalla fabbrica, insospettitevi immediatamente. Per quanto mi riguarda, ma questo è un consiglio personale, non è un dato oggettivo,
È molto più sicuro investire in prodotti con imperfezioni dettate dal passare del tempo. Oltre ad abbassare il prezzo, sono anche sintomo che il gioco è stato vissuto, ha una storia alle spalle e non è stato creato a tavolino per essere rivenduto nell'immediato su eBay. Poi, se state acquistando un prodotto che è stato sottoposto a un processo di grading e la cui autenticità è certificata da enti affidabili, beh, il discorso cambia completamente, ma in questo caso si va su altri livelli di collezionismo. Qui rimaniamo pur sempre dei poracci. Questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi video tutorial sui giochi fake. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, dormite, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Fake, Michele Repro. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Pora, 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 pora.